Io distinguerei da una parte operazioni che possono riguardare le banche, quindi aggregazioni tra banche. Ad oggi, proprio in ragione della crisi finanziaria, in particolare la tematica che riguarda gli NPLs, sono state poche le operazioni che si sono realizzate negli ultimi 2 anni in Italia. Ricordiamo la fusione tra il Banco e la Banca Popolare di Milano, che si è realizzata a fine 2016. L'unica operazione che ha riguardato banche popolari, quello delle banche popolari sappiamo essere un settore che è stato interessato da un'importantissima riforma nel 2015, riforma che doveva presagire a importanti operazioni di aggregazione. In realtà ad oggi, salvo questa fusione tra il Banco Popolare e BPM, non ce ne sono state altre. Peraltro di recente sappiamo che 2 banche italiane hanno chiuso la procedura di acquisto relativa alle cosiddette good banks. UbiBanca, che ha sottoscritto a metà gennaio un accordo per l'acquisto della Carichieti, Banca Popolare dell'Etruria e Banca delle Marche, e più di recente, il 1° di marzo, la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, che ha sottoscritto un contratto con la Banca d'Italia, quale gestore del fondo di risoluzione, per l'acquisto della nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. Io credo che ci sia ancora molto spazio per operazioni di aggregazione. L'Italia è caratterizzata da un numero eccessivamente elevato di banche. E credo che le ex banche popolari in particolare saranno protagoniste di ulteriori operazioni di diffusione. Non penso che sia qualcosa che potrà accadere nell'immediato, perché ritengo che prima di poter procedere a questo genere di operazioni, molte delle banche potenzialmente interessate dovranno intervenire con operazioni di pulizia di bilancio con riferimento ai non performing loan, quindi ci saranno in un caso degli accantonamenti ulteriori che verranno appostati in bilancio e in altri casi si procederà proprio alla cessione. Altra cosa secondo me interessante è, perché il settore finanziario non vuol dire soltanto banche, ci sono operatori, in particolare fondi di private equity, che da tempo stanno guardando al mercato finanziario italiano. Tempo fa, lo studio aveva anche seguita come operazione, c'è stata la cessione di Banca Pharma Factoring, che tra l'altro, dovrebbe quotarsi a breve. Diciamo che è stata una delle prime operazioni che ha visto l'ingresso di un fondo di private equity nel capitale sociale di una banca. Credo che, da questo punto di vista si sia rotto il ghiaccio con l'autorità di vigilanza e quindi quell'iniziale atteggiamento un po' di chiusura della Banca d'Italia rispetto alla prospettiva di un fondo di private equity che diventasse socio di controllo di una banca è un atteggiamento che ritengo sia mutato nel tempo. È molto interessante anche il settore, ad esempio, della cessione del quinto dello stipendio, che è un altro settore finanziario che credo vedrà comunque delle interessanti operazioni. In realtà, se parliamo di asset in generale, io ritengo, e lo vediamo, che c'è un forte interesse degli investitori esteri per l'Italia. Voglio dire, pensiamo anche con le difficoltà che sono state all'operazione che vedrà l'ingresso dei cinesi nel capitale del Milan, a una serie di operazioni di acquisizioni fatte dai francesi in Italia. Sul settore finanziario più specificamente, ci sono alcuni fondi di private equity che stanno guardando con interesse. Una cosa interessante che abbiamo notato è che in certi casi questi soggetti sono anche interessati all'acquisto di piccole banche per il sol fatto che quella banca abbia una licenza bancaria, quindi acquisire una piccola banca che possa diventare un domani lo strumento attraverso il quale, come dire, investire nel mercato italiano. Senza porsi necessariamente come dei concorrenti alle grandi banche commerciali italiane, ma magari in settori finanziari più specifici, come appunto dicevo prima, la cessione del quinto dello stipendio, come esempio, piuttosto che il prestito al consumo, che insomma sono settori molto interessanti. È stato sicuramente inedito la situazione in cui ci siamo trovati a negoziare di fatto con la Banca d'Italia. La Banca d'Italia normalmente è un interlocutore. È l'autorità di vigilanza con cui si interloquisce per come dire, approfondire quelle che sono le intenzioni rispetto a un'acquisizione e poi di base è l'autorità che deve autorizzare l'operazione stessa. In questo caso la Banca d'Italia siedeva al tavolo come socio in qualità di ente gestore del fondo di risoluzione che è formalmente il socio unico dell'ente ponte creato nel 2015 a seguito del recepimento delle direttive europee e dell'entrata in vigore del decreto legislativo 180. Diciamo che l'aspetto più problematico che abbiamo dovuto affrontare
ha riguardato quelli che sono i potenziali rischi di contenzioso che gli ex obbligazionisti subordinati e gli ex azionisti della nuova della Cassa di Risparmio Ferrara potrebbero promuovere nei confronti della nuova Cassa di Risparmio. A fronte di una normativa che dovrebbe creare una netta linea di demarcazione a tutela dell'ente ponte, di modo che questi soggetti non dovrebbero avere alcuna legittimazione ad agire nei confronti del nuovo, della nuova cassa, ci siamo resi conto, abbiamo dovuto constatare che in realtà la mancanza da una parte di precedenti giurisprudenziali e anche, se vogliamo, la poca chiarezza della norma stessa hanno indotto l'acquirente a pretendere e ottenere comunque delle protezioni per l'ipotesi in cui domani la nuova Cassa di Risparmio, a maggior ragione se acquisita da una banca sana come Biperbanca, possa essere appunto oggetto di azioni legali. Direi che l'operazione in sé è un'operazione, come dire, di M&A classica, con delle peculiarità rilevanti. Ne cito una in particolare: l'operazione è un'operazione che si fonda, tra le altre cose, sulla circostanza che la Banca d'Italia si renda parte diligente perché la Cassa di Risparmio di Ferrara, o meglio la nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, ceda a un soggetto terzo tutte le sofferenze in bilancio, nonché i cosiddetti UTP, unlikely to pay. Questo è un elemento rilevantissimo dell'operazione, perché è quello che ha costituito, insieme ad altre circostanze, uno dei punti essenziali che hanno determinato l'acquirente a considerare un dossier, quale quello della nuova Cassa di Risparmio Ferrara, che sappiamo è stato visto da molti soggetti, che però avevano tutti declinato, per così dire, l'invito.